lo spettacolo che porti, leggo il titolo così non mi sbaglio, Colette, una donna straordinaria. No. Colette, donna straordinaria. C'è un errore, ma va bene lo stesso. Virginia Panici, Panici in scena al Teatro Parioli, Peppino De Filippo dal 16 al 26 febbraio, è dedicato a Colette, una scrittrice veramente straordinaria. Non solo, ma hai scritto tu il testo. Sì, insieme a Marzia Pacella, un progetto che nasce da un anno fa, un po' per caso, insomma, avevo già scritto una trilogia su Cocteau, non Colette, Coco Chanel e La Piaf, che erano amici, compagni di lavoro, anche in un'epoca che è la grande époque a Parigi, avevo esitato fra Colette e Coco Chanel. È una donna straordinaria in tutti i sensi per i lavori che ha fatto, dal circo, la commedia, articoli scritti, meravigliosa, e fa parte dell'Accademia Goncourt, e ha vinto molti premi all'inizio. E poi è vissuta in un periodo incredibile, perché lei è una donna dell'Ottocento, cioè è stata adolescente nell'Ottocento e è arrivata invece fino alla metà degli anni 50, cioè quindi vivendo veramente il secolo breve nel pieno di due guerre mondiali. Rivoluzioni, cioè un momento incredibile. Anticonformista, non femminista, però donna libera, autonoma, che appunto spingeva le donne ad emanciparsi, a vivere appieno la loro vita sentimentale, la loro autonomia, e anche una forma di. Non voglio dire di disprezzo, perché ha avuto anche uomini un po' approfittatori, come capita a molte di noi, e quindi dire no, sapere dire di no e contare su se stesse e imporsi con fermezza, ecco. Quindi, senti, uno spettacolo difficile da mettere in scena, da scrivere e da mettere in scena. La cosa che mi ha sorpresa è che non ho trovato quasi niente in italiano su di lei, e quindi ho dovuto attingere a tutta la parte francese, poche biografie. Ed è un peccato, perché credo che non sia molto conosciuta in Italia. E ha scritto cose meravigliose, Chérie, Le Blé en Herbe, lo dico in francese perché non conosco bene i titoli in italiano. Vabbè, che sono dei capolavori. Qualcuno la conoscerà per senti, forza. Ma pensando a Cara, prima le confessavo che ero, sono stato anche un suo ammiratore come cantante, perché posseggo di 40 coraggio, No. I veri intenditori. Anche non solo, ma poi c'è tutta una serie di cantanti più recenti, no? La Carla Bruni, cioè, che a te si rifanno, perché eri tu che cantavi in quella maniera, no? Beh, più che altro François Hardy, perché il tuo François Hardy era di voi, no? Insomma, sì, siamo più o meno coetanei, credo. Sì, assolutamente. Sì.